in un altro campo. E ci ho già pensato, bimbi! È vero che soltanto prima della partita si sorride? No, per me è tutto uguale, prima e dopo. Per mese non occorre invocare precedenti, ma sorrido quando posso, non sempre, sia prima che dopo. Eccoli, si abbracciano. Sì, almeno dentro lo stadio, prima, durante e dopo, è stato onorato il calcio nel gioco e nello spirito. Anconetani ha detto poi che ha trionfato la legge del più forte, e così è stato, anche se la Roma ha sofferto e come un Pisa straordinariamente vivo e a tratti irriducibile. Spettacolo, sì, di pubblico, di gioco, di entusiasmo, occasioni, gol, paura, gioia. Non è mancato proprio nulla a questa partita eccezionale. Si vede che il Pisa all'inizio era come legato, che temeva la superiorità presunta della Roma, e poi effettiva. Sta come raccolto, non vuole perdere la testa né il gioco né la partita. Ma l'equilibrio è rotto dopo 24 minuti dal gran tiro di Desideri, un giovanissimo, sul quale Volpecina interviene, corregge e beffa il povero Mannini, il suo portiere. Il gol della Roma sblocca però il Pisa. Non ha più paura ora di perdere. Rincorre, agguanta il pareggio dopo appena 8 minuti con questa bella combinazione Baldieri-Kift. Si va effettivamente da una parte all'altra, il gioco è bello. Agnolin cerca anche la moderazione, la ottiene, anche se tutto sommato è lui, almeno sembra, il più nervoso. Ma è il Pisa che inchioda le speranze giallorosse a un paio di minuti dal riposo. Volpecina, così. Si riprende, la Roma perde subito Gerolin, poi Giannini rileverà Di Carlo. E già che ci siamo, diciamo pure che il Pisa, fuori Caneo, fuori Colantuono, per Muro e per Mariani. Ed è proprio Caneo che prima di uscire si era fatto male, lancia la Roma, attenuante per lui lo scatenato Boniek, ma è autogol. Pisa frastornato anche dalla sua stessa generosità. Si oppone Mannini come può, e poi Bonetti trova il modo di effettuare il sorpasso che equivale all'aggancio 3-2. Applaude anche il pubblico pisano. La Roma ora passa in controllo, tira il fiato, ma non concede spazi. Il Pisa è pericoloso e al 28esimo, infatti, ecco Kift con la palla del pareggio. Diciamo pure che Tangredi è bravo. Graziani merita una citazione a parte prima di chiudere. Lui si è battuto anche nei momenti di pausa giallorossa. Lui ha rimboccato le maniche anche agli altri, anche a Boniek, anche a Pruzzo, che sembrava in giornata no. Infatti è suo il passaggio che fa 4-2 e che esalta il capocannoniere giallorosso. Dopo, beh, lo spettacolo continua ancora fino in fondo con Mannini e con Tancredi, molto bravi, protagonisti a loro volta di giusti no. Per oggi basta, 6 reti sono state tante, anche se qualcuna con il vizio dell'autogol. Dunque, ci siamo lasciati lunedì scorso a Coverciano e lei disse che la Juventus, tutto sommato, forse avrebbe vinto lo scudetto. Il forse l'ho aggiunto io perché lei non l'aveva detto. No, la Juve era la più grande favorita. Oggi è cambiato un po'. Secondo me abbiamo così grande possibilità come la Juve di vincere questo scudetto. Abbiamo gli stessi punti, allora significa che la Roma ha 50% possibilità di vincere, anche la Juve ha 50%. E questo, chiaro, è una cosa bellissima per la Roma, perché 3-4 mesi fa siamo stati 8 punti dietro. E sono molto contento di questo, ma pazienza, è importante qui avere i piedi sul terra e non cominciare a volare troppo alto, perché ancora dobbiamo lavorare molto, e la Juve è sempre la Juve. Pazienza,